questa puntata. ITS, una opportunità per il lavoro. Varata una nuova disciplina degli incarichi per i direttori. Educazione alla legalità con i rimborsi dei consiglieri. Sostenere il consolidamento dell'offerta degli istituti di istruzione tecnica superiore ITS Toscani per dare una risposta alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche da parte del tessuto imprenditoriale dei singoli territori è quanto stabilisce una risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio. La formazione professionale terziaria cosiddetta, cioè di livello superiore paragonabile all'università, ha avuto un forte impulso in questi anni e adesso è in corso una riforma nazionale della legge istitutiva degli ITS e anche un forte incremento dell'investimento in questo settore di formazione che nasce dal PNRR. Quindi con la nostra risoluzione, anch'essa approvata all'unanimità, abbiamo chiesto all'Aula di sollecitare la Giunta nel monitorare l'avanzamento della riforma e nel dare ascolto ai territori toscani, a tutte le province, ai settori industriali, perché si dia risposta al bisogno di formazione professionale e di specializzazione professionale con i profili che interessano poi alle imprese che debbono assumere i ragazzi formati. Si deve cercare in ogni modo di farli conoscere, probabilmente quello che manca è anche un orientamento per i ragazzi delle scuole superiori per far conoscere l'esistenza di questi istituti dove i ragazzi fanno scuola-lavoro, quindi gli insegnanti sono per la maggior parte del mondo produttivo, poi ci sono anche insegnanti dell'università, eccetera, e poi fanno degli stage nelle aziende del territorio. Quindi sono molto importanti proprio perché diciamo che chi esce da lì all'80-85% trova lavoro. Gli ITS sono degli istituti di formazione importante, di istruzione secondaria superiore, che consentono ai ragazzi, una volta usciti dalle scuole superiori, di avere un percorso formativo che consente loro di avere anche una specializzazione per entrare subito nel mercato del lavoro, per arrivarci in maniera professionalizzata, per fare anche dei percorsi di crescita personali. Esistono 7 fondazioni in Toscana, tante delle risorse comunitarie che verranno investite nei prossimi anni. Noi chiediamo un potenziamento di questo sistema che ha funzionato, che dà delle percentuali di occupazione altissime, che consente comunque ai ragazzi di continuare a formarsi, di crescere, quindi di avere un processo di cultura costante, ma nello stesso tempo interazione pubblico e privato, imprese e regione, per cercare mediante questi processi di formazione di consentire di avere dei percorsi di inserimento lavorativi mirati in base ai settori produttivi che necessitano di formazioni professionali. È stato fatto un dibattito anche all'interno della Commissione Europa per quanto riguarda gli istituti tecnici, l'ITS e la formazione professionale. Questa formazione è sicuramente fondamentale ed è necessario improntarla nel modo migliore. Migliore significa che è fondamentale sì la professionalizzazione specifica per un certo mercato del lavoro che è in continua evoluzione, va ricordato, ma è necessario anche che all'interno di questa formazione le soft skills, quindi quelle capacità trasversali che spesso anche la scuola ordinaria trascura un po' all'interno dei suoi programmi, vengano sviluppate, perché saranno fondamentali anche all'interno di un mercato del lavoro che, come abbiamo detto, è in continua evoluzione. Cambia la disciplina degli incarichi dei direttori della struttura operativa della Giunta regionale, contenuta nella legge regionale 1/2009. L'obiettivo è quello di renderla coerente con i principi sanciti dalla normativa nazionale. Il risultato che si è raggiunto in Consiglio regionale con l'approvazione della legge sul personale è un risultato importante, direi quasi straordinario, per le modalità con le quali si è giunti a questo risultato. Io rivendico nella mia veste di Presidente di Commissione di aver articolato i lavori della prima Commissione in modo tale da rivendicare in maniera anche prepotente la dignità e il ruolo che deve avere il Consiglio regionale, che deve avere anche l'attività che si fa in Commissione per l'approvazione delle leggi. L'indirizzo politico che avevamo maturato, che avevo maturato io come Presidente di Commissione, ma che aveva maturato anche il gruppo del Partito Democratico, era quello di dar vita ad un atto che fosse esclusivo recepimento delle indicazioni che c'erano arrivate dalla Corte dei Conti nel riportare
le figure dei direttori e poi anche quella del direttore generale e del segretario del Consiglio regionale nella pianta organica dei dirigenti. E così è stato fatto. Le uniche disposizioni che escono da questa approvazione sono in recepimento delle indicazioni della Corte dei Conti. Tutto quello che era estraneo a quelle indicazioni non è più contenuto nel testo di questa legge. Questo è il risultato di un'importante attività che si è svolta in prima commissione e poi anche in aula, e questo soprattutto è il risultato di una ampia rivendicazione della dignità e del ruolo dei consiglieri regionali nell'esercizio della propria funzione legislativa. Noi non abbiamo partecipato al voto, in quanto, come dire, siamo arrivati alla fine di un iter che abbiamo definito in aula quasi come un telefilm a puntate. Questo è un provvedimento che è nato per adeguarsi a delle prescrizioni della Corte dei Conti, è diventato un terreno di scontro di fatto all'interno della maggioranza. Un terreno di scontro che si è consumato appunto in commissione attraverso una serie di tappe, di sedute che poi tra scontri più o meno latenti hanno portato al testo che è arrivato oggi in aula. Quindi, come dire, una partita interna, vedremo se poi il ruolo delle commissioni, che è stato anche fortemente rivendicato dal Presidente Vugliani, sarà mantenuto al centro dell'attività legislativa senza ulteriori tentativi di forzature da parte della Giunta, oppure se assisteremo da qui ai prossimi mesi, ripeto, a un ulteriore scontro al quale noi come opposizione sicuramente ci apprestiamo ad assistere. In pratica, fino ad oggi i direttori venivano nominati dal neoeletto governatore una volta eletto, e non c'erano limiti né indicazioni sulla durata dei contratti, potevano essere nominati per la durata dell'intera legislatura ma anche soltanto per un anno, e quindi dopo un anno poter essere sostituiti. La Corte dei Conti ci ha imposto, sia da un punto di vista economico di gestire i fondi a loro destinati in una determinata maniera, sia da un punto di vista contrattuale di fissare le durate. Quindi era una legge dovuta, era un adeguamento dovuto, una richiesta della Corte dei Conti su cui si è montato un caso nazionale. Abbiamo visto il Presidente Bugliani e il Presidente Giani litigare, becchettarsi in Consiglio, rimandare questa legge che ha subito emendamenti e controemendamenti. Era semplicemente una legge di adeguamento a una richiesta della Corte dei Conti da fare in 5 minuti. Il Partito Democratico in Toscana è riuscito a montarci sopra un caso e a farlo durare 2 mesi. È una legge importante che dà autonomia alla politica, che consente di nominare ai vertici delle strutture regionali persone che hanno merito, competenza, professionisti che possono riguidare quindi i ruoli apicali delle direzioni aziendali della nostra regione, degli assessorati, quindi merito e competenza che tornano protagonisti, supremazia della politica, come è corretto che sia, perché il mandato degli cittadini è nelle mani dei loro rappresentanti politici, che però hanno possibilità anche di revocare i dirigenti, di interrompere le loro attività, un periodo di durata delle nomine che possono variare dai 3 ai 5 anni e anche possibilità di farle anche dopo 60 giorni dell'insediamento. Il Consiglio regionale ha approvato con voto unanime una delibera per la destinazione delle somme derivanti dai rimborsi per l'esercizio del mandato dei consiglieri regionali nel periodo di lockdown. Si tratta di 75.000 euro. Sono felice ed orgoglioso che il Consiglio regionale abbia approvato all'unanimità una mia proposta condivisa con tutte le forze politiche. Utilizzare i rimborsi derivanti dal periodo del lockdown dei consiglieri regionali e metterli a disposizione di un grande progetto culturale contro le infiltrazioni mafiose. Lo abbiamo voluto con forza, è un modo per aiutare i ragazzi e le ragazze a collaborare insieme a noi per ergere un muro contro le infiltrazioni mafiose, un progetto culturale che vogliamo portare nelle scuole della Toscana, un modo per vaccinare le ragazze e i ragazzi toscani a creare un argine contro le infiltrazioni mafiose. Il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha incontrato lo scorso mercoledì gli operai della GKN licenziati con una email la scorsa settimana. Ma venire ad incontrare i lavoratori che hanno perso la loro dignità con un gesto ignobile di questa azienda
non è solo opportuno, è dovuto e sentito con il cuore. La mia presenza qui oggi è un po' la presenza di un'assemblea legislativa che vuole mandare un messaggio forte all'esterno. La loro battaglia è anche la nostra battaglia. Dovremo fare tutto quello che è in nostro possesso, a livello, nelle nostre possibilità a livello regionale, perché questa fabbrica torni a riaprire. Non bisogna accontentarsi di battaglie di retroguardia, poi ci sarà eventualmente un piano B, ma oggi la battaglia è far riaprire questa fabbrica. Non è una fabbrica che stava soffrendo, non era un'azienda in difficoltà economica, è un'azienda che ha scelto di andare via e di lasciare per strada, senza dignità, 400 famiglie, oltre quelle dell'indotto. È successo qualcosa di gravissimo, che va oltre ogni possibile opportunità di ragionamento ancora che esiste tra questi soggetti. In prima commissione l'assessore Cioffo ha risposto al consigliere Casucci della Lega sugli uffici postali di Monte San Savino e Arezzo, mentre è stato illustrato il documento di economia e finanza regionale 2022. In seconda commissione è stata votata la legge di manutenzione dell'ordinamento regionale, il documento di economia e finanza regionale con un parere di merito per gli aspetti di competenza e la designazione di un componente per le Terme di Chianciano S.p.A. in liquidazione. In terza commissione è stato realizzato un focus sul servizio di emergenza e urgenza dall'assessore Bezzini e è stato poi audito anche il direttore dell'ARS Toscana, sempre sullo stesso tema. In quarta commissione è stata votata la legge di manutenzione, delle modifiche al reticolo idrogeografico e di gestione e il documento di economia e finanza per la competenza di tale commissione. È stato inoltre ascoltato il consigliere Gianni Anselmi in merito al PNRR. Quinta commissione è stata respinta, la legge di manutenzione regionale, è stato illustrato il documento di economia e finanza 2022, mentre è stata rinviata la discussione sulla nomina di un componente effettivo e un supplente alla manifattura Ginori. In commissione controllo è stato illustrato il rendiconto generale per l'anno 2020. Un lungo viaggio per le immagini nelle diverse forme espressive del Novecento per evocare l'importanza di gesti, emozioni e visioni che la pandemia ci ha a lungo negato. Sono queste le suggestioni della mostra sociale Immagini della socialità in Italia fra Liberty ed Art Deco, in mostra al Palazzo Medicio di Seravezza fino al 10 ottobre. Le opere che sono esposte al Palazzo Medicio di Seravezza sono opere che, diciamo, vanno dal periodo Liberty al Déco soprattutto, e si tratta di manifesti, si tratta di progetti oppure progetti di costumi teatrali, perché proprio la mostra si divide in diverse sezioni che vuole appunto che vogliono rievocare quella che è la socialità che ci è mancata, e quindi il cinema attraverso manifesti cinematografici delle grandi firme della cartellonistica italiana, il teatro, i viaggi che ci sono molto mancati, e quindi la pubblicità, i grandi manifesti che pubblicizzavano il nostro paese anche da un punto di vista turistico, le città con le loro manifestazioni già ai primi del Novecento. Edizione 2021 per Calici di Stelle alle Stelle dello Spettacolo a Castelnuovo Berardenga in provincia di Siena. Saranno due le serate in piazza Marconi, il 6 agosto con i protagonisti e i premiati, il 7 con il Musical Night di prosa e teatro musicale. La partecipazione di alcune tra le più importanti personalità italiane dello spettacolo dal vivo. Questa manifestazione arriva al secondo anno ed è un momento molto importante perché si consolida un'esperienza che è nata l'anno scorso in piena pandemia. Il premio è forse l'unico caso in Italia, se non in Europa, di un premio che nasce durante i mesi del lockdown come risposta al disagio che hanno provato le categorie, i lavoratori dello spettacolo, gli artisti, ma non solo gli artisti, anche le maestranze, in un lungo periodo di silenzio e di lontananza dal pubblico. In quel momento è nata l'idea di riportare luce su questa categoria e al contempo anche di riscoprire un turismo di qualità per il territorio della Toscana, e quindi unire le due cose in un'area particolare come quella del Chianti Senese, grazie anche a un'imprenditrice che è Laura Cellerini, che ha avuto proprio questa idea di unire gli elementi dell'enogastronomia, del vino, che costituiscono proprio il premio, e questa è l'altra
particolarità agli artisti, alle stelle dello spettacolo dal vivo.